Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Tech Channel. Iniziamo parlando di sicurezza perché il governo ha stanziato 272.000 euro per la videosorveglianza in Umbria. Andiamo ad ascoltare Paolo Pianigiani. Saranno destinati alla videosorveglianza oltre 273.000 euro stanziati dal governo per l'Umbria. Dopo i finanziamenti ai comuni sotto i 20.000 abitanti e alle province per strade e scuole, ora si interviene sulla sicurezza, come ha annunciato il segretario federale della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini insieme ai parlamentari umbri della Lega. Si tratta di un primo passo, visto che il governo ha stanziato altri 90 milioni previsti dal decreto sicurezza. È uno sforzo finanziario aggiuntivo che intende aumentare il numero di comuni coinvolti in tutta Italia. L'obiettivo è migliorare il controllo del territorio, con particolare attenzione ai centri più piccoli. Al momento nella provincia di Perugia arriveranno 115.700 euro e in quella di Terni 158.100. Nella provincia di Perugia sono 4 i comuni interessati, Norcia, Pietralunga, Sant'Anatolio di Narco e Torgiano, 2 in quella di Terni, Baschi e Montefranco. Il finanziamento agli impianti di videosorveglianza va nella direzione di garantire maggiore sicurezza alle comunità locali e si aggiunge al Fondo Sicurezza Urbana per i grandi centri. In questo modo il ministro Salvini conferma la determinazione per contrastare i fenomeni di illegalità dalla microcriminalità alle grandi piazze di spaccio. Una visita speciale all'ospedale di Foligno, quella del sottosegretario al Ministero della Salute Luca Coletto, che ha visitato appunto il nosocomio Folignata, accompagnato dall'assessore regionale alla sanità Luca Barberini. Coletto ha incontrato alcuni primari e visitato il reparto di neurologia, considerato un po' una delle eccellenze del presidio. È stato anche annunciato che ad aprile partirà a Foligno l'aggregazione funzionale territoriale, ossia ambulatori speciali con medici di medicina generale e medici della continuità assistenziale insieme per garantire assistenza, servizio che sarà operativo 24 ore su 24 su tutto il territorio. Ed ora passiamo a parlare di editoria e di regione, perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale dell'Umbria a sostegno dell'informazione locale, in particolare nella parte in cui vengono escluse dai finanziamenti previsti le imprese i cui titolari abbiano riportato una condanna penale, anche non definitiva. La norma impugnata dal governo, ha commentato il vicepresidente della Giunta, assessore allo sviluppo economico Fabio Paparelli, si colloca pienamente nell'ambito degli strumenti di prevenzione della corruzione e di garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione che gli enti pubblici sono tenuti ad adottare, così come stabilito dall'ANAC. Adesso parliamo della vicenda Pala Barton, dell'intervento del sindaco di Perugia Andrea Romizzi, che appunto ha ribadito sui social la disponibilità di quasi 2 milioni di euro per gli interventi da realizzare nei prossimi mesi. Il servizio è di Paola Costantini. Chi ci mette i soldi e chi le chiacchiere, inizia così il sindaco di Perugia Andrea Romizzi il suo intervento sulla pagina Facebook in relazione alle continue polemiche relative alle risorse messe a disposizione del Pala Barton. Ritengo doveroso ed utile che anche in politica il confronto rimanga circoscritto ai fatti, perché i numeri conservano la loro dignità e rimettono ordine laddove c'è solo il tentativo del discredito a prescindere. Nel corso di questo mandato, sottolinea Romizzi, sono stati eseguiti o comunque affidati i seguenti interventi: nuovo tabellone elettronico, riqualificazione spazi collettivi, nuova area hospitality, nuova tribuna telescopica, riqualificazione degli spogliatoi, sala stampa, infermeria, adeguamento dell'impianto elettrico, adeguamento delle normative sulla sicurezza e collaudi, la manutenzione straordinaria ed ordinaria per ulteriori adeguamenti normativi, per un totale di circa 600.000 euro finanziati dall'amministrazione comunale con risorse proprie e con la compartecipazione regionale. Inoltre è prossima la scadenza alla gara per i nuovi impianti di illuminazione a LED per ulteriori 180.000 euro. Non soddisfatti, vogliamo dare un ulteriore contributo soprattutto alla squadra di volley della città e rendere la struttura all'altezza delle straordinarie stagioni agonistiche che ci sta regalando, iscrivendo Perugia tra le città con i migliori servizi e strutture sportive, perché crediamo, sottolinea il sindaco, fortemente al valore aggiunto che lo sport può apportare sia in termini sociali sia economici, sia etici, concreti per sviluppo e visibilità. E allora abbiamo cercato di reperire altre risorse
risorse per accogliere e dare definizione al progetto presentatoci dalla SIR nel mese di settembre. Siamo riusciti a reperire qualcosa come 1.600.000 euro nel prossimo bilancio comunale, che sarà approvato a breve. Una cifra importante affatto scontata, con innanzi solo un obiettivo: fare qualcosa che a Perugia non si era mai fatto. Ricapitolando, questa amministrazione avrà impegnato al termine del presente mandato circa 2 milioni di euro per il palazzetto. Non un euro, sottolinea Romizzi, era arrivato negli anni precedenti per il volley della città. In compenso abbiamo però trovato su questa importante infrastruttura debiti, pregressi e vicende particolarmente critiche sulle quali si sta ancora lavorando. Ed ora ci spostiamo a Terni, perché oggi i sindacati hanno fatto il punto sulla questione relativa alla vertenza delle farmacie comunali. Elena Ballarani. C'è preoccupazione e incertezza per il futuro delle 9 farmacie comunali e una parafarmacia del comune di Terni, penalizzate da un sistema che sta favorendo le farmacie private a scapito di quelle pubbliche. Nel corso di una conferenza stampa organizzata in maniera congiunta dalle organizzazioni sindacali di categoria, Filcams CGL, Fisascat CISL e Wictul Will Terni, è stato rimarcato quello che è ormai definito un problema annoso, più volte denunciato dagli stessi sindacati. La concomitante presenza di studi medici, in alcuni casi fino a 20 medici contemporaneamente, e farmacie private nella stessa struttura o adiacenti, ha di fatto consentito un progressivo sviluppo del privato, modulando l'organizzazione del lavoro in modo tale da garantire una presenza di farmacisti nell'orario dei medici di medicina generale. Tutto questo, evidenziano i sindacati, ha ripercussioni anche sull'approvvigionamento del farmaco, che nelle farmacie municipali è sicuramente più difficile da programmare. Per questo lanciamo anche un appello, diciamo, all'assessore Dominici e al nuovo amministratore appena verrà nominato, che le decisioni future che dovranno essere prese o che prenderanno saranno determinanti per il futuro dell'azienda, ma queste decisioni devono essere prese coinvolgendo i lavoratori per intero. Perché sono oggi i lavoratori che, lo dico così, banalizzo, aprono la mattina la serranda, si confrontano con le difficoltà dei cittadini nei quartieri anche un pochino più poveri e più in difficoltà. Quindi queste decisioni per traghettare l'azienda in mare o in acque più tranquille vanno prese solo esclusivamente con i lavoratori. Da qui dobbiamo ripartire. E adesso parliamo di acquedotti, perché l'ultimo consiglio direttivo dell'autorità Umbra per i rifiuti e idrico, Auri, ha deliberato interventi per 10 milioni di euro volti a individuare e riparare le eventuali perdite occulte di acqua e a sostituire le condutture più vecchie e ammalorate. I lavori prenderanno il via già nei prossimi giorni, assicurano dall'Auri, e coinvolgeranno tutti e 4 i subambiti. Umbra Acqua e Spa gestisce l'Alto e Medio Tevere, il Perugino e il Trasimeno, realizzerà interventi per 6,4 milioni di euro, di cui 3,56 milioni sono messi a disposizione da Stato e Regione attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. E adesso andiamo a Todi, perché parliamo del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. Lo facciamo con Paolo Pianigiani. Il comune di Todi punta a rafforzare ancora di più la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, che al momento supera il 71%, al sesto posto fra i comuni umbri. Partirà infatti nel prossimo mese di giugno il nuovo sistema di raccolta, che nel centro storico prevede la raccolta differenziata dei rifiuti organici e per il secco residuo in appositi contenitori consegnati ad ogni utenza. Nelle zone periferiche sarà domiciliare raccolta dei rifiuti organici. Con l'adozione a regime del nuovo sistema di raccolta, il Comune di Todi intende introdurre progressivamente l'adozione della tariffa puntuale, che sarà sperimentata a partire dal gennaio 2020. La presentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata si è svolta a Perugia, Palazzo Donini, con la partecipazione dell'amministratore unico di GEST, Mauro Della Valle, del direttore operativo di Geseno, Massimo Pera, del sindaco di Todi, Antonino Luggiano, e dell'assessore all'ambiente, Elena Baglioni. In questo momento noi abbiamo una grossa necessità di diminuire in maniera rilevante i rifiuti indifferenziati. Le cronache, diciamo, di questi giorni ci dimostrano come lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati sia un grosso problema sia economico che sociale. L'unico strumento che hanno i comuni è questo, quindi diminuire l'indifferenziato, e verrà fatto in questo modo. Nella periferia verrà predisposto un servizio di raccolta porta a porta anche dell'umido, quindi spariranno completamente i cassonetti di prossimità.
A Todi Centro verrà attivato il servizio porta a porta per l'umido e per l'indifferenziato e poi verranno create delle ecoisole con dei cassonetti molto più decorosi, diciamo, rispetto a quelli che ci sono ora. Le famiglie potranno accedere attraverso una chiave, quindi ogni ecobox sarà assegnato a determinate famiglie e quindi potrà lì conferire soltanto quel determinato nucleo familiare. E si è svolta stamattina a Palazzo dei Priori la cerimonia di consegna al Comune di Perugia del dipinto su tela di Alessa Cigliano dedicato a Renato Curi. Si rafforza ulteriormente il legame che ha sempre unito Renato Curi alla città di Perugia, anche grazie all'opera di Alessa Cigliano, di professione grafologa forense, con la passione della pittura, che ha messo su tela un sogno e ne è scaturito il quadro che oggi è stato presentato alla Sala de Vaccara di Palazzo dei Priori. L'opera raffigura Renato Curi con la maglia numero 8 del grifo sul sagrato della Cattedrale Perugina di San Lorenzo. L'autrice ne ha fatto dono al Comune di Perugia. Allora, quest'opera nasce da un sogno vero e proprio, un sogno talmente forte che mi ha svegliato in piena notte, un sogno avvenuto diversi mesi fa. E diciamo che mi sono sorpresa anch'io ad essere alle spalle di Renato Curi, e Renato Curi non era nel solito campo di calcio, ma era sulle scalette del Duomo della città di Perugia, nel cuore della città, nel centro storico. E io ero lì che mi godevo lo spettacolo così inusuale in cui Renato Curi stava per calciare un pallone in piazza 4 novembre. Ma l'emozione mi ha giocato uno scherzo brutto, mi sono svegliata in piena notte. Ma questa immagine mi è rimasta talmente tanto impressa nella mente che qualsiasi tela bianca, vuota che vedessi, l'immagine si ripercuoteva su questa tela. Di conseguenza ho assecondato la mia testardaggine e ho deciso di dare l'avvio a quest'opera che rinsalda, anche se non è necessario, il legame tra Renato Curi, tra la città di Perugia, la mia città di adozione, la città che ho scelto per crescere la mia famiglia e per far crescere la mia vita professionale ed artistica. Lo terremo tra le nostre opere preziose, proprio a sottolineare questo legame tra storia della città, storia di Renato Curi e famiglia Curi, quindi credo che meriti un posto adeguato tra le nostre primizie artistiche. Visibilmente emozionato il figlio di Renato Curi, presente alla Sala della Vaccara tra esponenti illustri del mondo sportivo perugino. Ma diciamo che l'immagine è bella di per sé perché testimonia come la figura di papà ormai sia uscita anche dai canoni dello sport e dello stadio. È bello, diciamo, il connubio fra quello che rappresenta un po' la parte culturale o comunque popolare di Perugia, no? Poi un simbolo come questa piazza bellissimo. È bello il fatto che il nome di papà ormai si è inserito un po' nella storia anche della città, oltre che quella sportiva dello stadio, insomma. E dal dipinto dedicato a Renato Curi passiamo al volume fotografico di Alfonso della Corte dal titolo Africa Bianca, il mio viaggio in Malawi, che è stato presentato stamattina nella Sala Pagliacci della provincia. E andiamo avanti, passiamo al prossimo servizio, allora al Carnevale di Acquasparta, 26esima edizione, oramai ad un passo, andiamo a vederci preparativi nel servizio di Paola Costantini. Le maschere, il gioco, lo scherzo ed il divertimento sono da sempre gli elementi che caratterizzano le parate di carnevale e per questo sono spesso i bambini, con la loro grande fantasia, i principali protagonisti di questa festa. Proprio a loro si rivolge il Carnevale di Acquasparta, che, giunto alla 26esima edizione, torna quest'anno nelle giornate di domenica 17 e 24 febbraio e di domenica 3 marzo, con sfilate in maschera e soprattutto i tre nuovi grandi carri allegorici che volontari del comitato organizzatore stanno ultimando proprio in questi giorni. Il tema è sempre quello dei cartoni animati, ha rivelato il coordinatore del Carnevale dei Bambini di Acquasparta, Sergio Saveri. Dopo mesi di lavoro artigianale siamo ormai agli ultimi dettagli e a breve i carri saranno pronti a marciare per le vie del centro storico. I bambini rimarranno affascinati da Pinocchio, il paese dei balocchi, dai super pigiamini e da Heidi, un vecchio cartone che fa sempre piacere rivedere.
Oltre a queste tre novità, da cui saranno lanciati sul pubblico gadget, caramelle e palloni, i più piccoli potranno divertirsi salendo a bordo degli ormai tradizionali minicarri, il brucomela, il trenino, la diligenza, la regina del mare e le tazze girevoli. Ad accompagnare i carri, grandi e piccoli, nelle tre giornate di festeggiamenti del carnevale, ci saranno maggiorette e bande musicali, gruppi folcloristici e street band, oltre alle classiche orchestre spettacolo per danzare. Spazio anche al gusto, con la possibilità di assaggiare i piatti tipici del territorio. Iniziamo parlando di volley, perché sarà un weekend dedicato alla Final Four di Coppa Italia con la SIR che vuole assolutamente essere protagonista. Il servizio di Elena Ballarani. Sono partiti questa mattina da Piazzale Centova i Block Devils insieme allo staff tecnico. I ragazzi guidati da coach Lorenzo Bernardi avranno modo di testare il Taraflex dell'Unipol Arena di Bologna, su cui domani alle 15.30 disputeranno la prima semifinale contro l'Azimut Modena, stesso avversario incontrato domenica nella scorsa giornata di campionato. In trasferta nel loro fortino il Palapanini, espugnato in 4 set dopo 5 anni. Ci troveremo di fronte a un animale ferito, aveva detto il tecnico bianconero alla vigilia del big match di domenica scorsa, in riferimento all'andamento dei risultati altalenante nelle ultime partite di campionato e alla sconfitta in Champions 3-1 ad opera dello Zaxa di coach Gardini, incassate da Modena, prima ancora della batosta casalinga inflittale dalla SIR domenica. La voglia di riscatto degli ex Zeiss e Avanzani e compagni sarà ancora più forte. Ripeto, secondo me abbiamo tutti le stesse probabilità, perché ci sono giocatori talmente di alto livello che anche da soli in qualsiasi momento possono cambiare le sorti di un set di una partita. Faccio un esempio, sul 2-1 per noi a Modena, fosse andato Ivan in battuta al posto di Leo, avesse fatto lui due ace, nessuno avrebbe potuto dire niente, perché ci sta, ripeto, sono... Ci sono dei giocatori talmente forti anche nelle altre squadre che in qualsiasi momento possono rovesciare le sorti di un match. La seconda semifinale, in programma alle 18, sarà tra la Diatec Trentino e la Cucine Lube Civitanova. Un'altra sfida stellare in cui, come ha dimostrato la quinta giornata di ritorno il 20 gennaio scorso, in cui al Palatrento la Lube si è imposta 3-1 sui padroni di casa interrompendo una clamorosa striscia di 21 vittorie consecutive tra campionato e Champions, fare una previsione è assolutamente impossibile. Sarà un'altra partita bella, molto equilibrata, perché insomma, abbiamo visto che la Lube è andata a 30 a vincere poche giornate fa, è una squadra che in salute, che si è ripresa, insomma una partita bella da vedere. Sono due squadre con caratteristiche diverse secondo me, perché una è molto più fisica, l'altra più tecnica. Il Trento è una squadra molto più tecnica secondo me della Lube, ma la Lube ha grande fisicità. Sarà una partita bella da vedere, noi insomma giochiamo per primi, speriamo di poterla guardare, di godercela, ecco, perché insomma anche in base al nostro risultato poi Alberto dice un fatto così, guarderò o meno l'altra semifinale. Domani tocca alla SIR, ma domani tocca anche al Perugia. Passiamo a parlare di calcio con i biancorossi di Alessandro Nesta che tornano in campo dopo la sosta. Lo fanno affrontando alle 15 al Curi il Palermo. Un Palermo che viene da molti problemi societari, anche piuttosto seri. Nesta però non si fida e vuole dai suoi la massima concentrazione, vuole una grande prova, memore anche della gara d'andata con i biancorossi sconfitti. Perugia però vuole riprendere la marcia dopo il KO interno con il Brescia, ma soprattutto vuole dare continuità all'ultima bella vittoria in trasferta contro l'Ascoli. Ma andiamo ad ascoltare le parole di Alessandro Nesta in conferenza. Mercato, poteva andare meglio, poteva andare peggio. La cosa importante è che la società ha fatto di tutto per completare tutto, qualche obiettivo non è riuscita a raggiungerlo, però ce l'ha messa tutta e perciò a me va benissimo com'è, sono contento della mia rosa,
lavoriamo per fare una seconda parte di campionato, speriamo importante come la prima, speriamo di fare qualcosa di buono. Per me l'allenatore è soddisfatto perché la società ha fatto il massimo per accontentare l'allenatore. La vedo come una partita difficilissima, perché hanno dei problemi societari, ma le prime, ieri l'altro giorno è stato lo sfogo di Bellucci che ha fatto un discorso da importante, da leader. E io credo che almeno le prossime due o tre partite le faranno alla grande, le faranno da Palermo, la squadra importante. Se ci aspettiamo qua una squadra che viene qui, che pensa allo stipendio, per me non sarà così. Verranno per difendere, perché adesso hanno trovato, credo, una compattezza con le parole che hanno detto, hanno trovato un nemico, che può essere la società, che può essere qualcuno che l'ha fischiato. Per me, in queste situazioni, a volte i gruppi forti, credo che Palermo abbia un gruppo forte, si compatti. Se ci aspettiamo a passeggiata o ci aspettiamo che arriva il Palermo ferito, prendiamo una testata che ci riprendiamo dopo 3-4 giornate. Verrà una squadra molto forte, molto motivata, e se non siamo pronti rischiamo forte. Yamik si è allenato, perciò è caduto male ieri, si è gonfiato un po' il polso, ha fatto la radiografia, non è rotto, niente, fasciato, però sta bene, oggi si è allenato. Sì, sì, è a disposizione. Tutti convocabili, anche Rosi è convocabile, lo porto perché lo inseriamo dentro al gruppo, gli facciamo vivere un po' di atmosfera qua a Perugia, e per me è importante. Ma io credo che la formazione la faccio io, poi se volete fare voi... Te la sto chiedendo di fare. Ah no, io sai che non te la do mai, perciò, cioè, allora, i piccoli a volte sono molto forti di testa. Cannavaro, conoscete Cannavaro? Era piccolo, la prendeva di testa? A volte c'è anche il mestiere, io credo che Bellucci non sia un gigante, ma ha il mestiere. Ha fatto le partite in Serie A, sa come incontrare il piccolo, il grande e il medio. Oggi intanto si è giocato un anticipo per quanto riguarda il campionato primavera, con il Perugia di Giovanni Pagliari che è uscito sconfitto 3-1 dal Frosinone, gol della bandiera per i Grifoncelli firmato da Settimi. Continuiamo a parlare di calcio perché domani scende in campo anche la Ternana. Liberate alle ore 14:30, arriva la Virtus Vecomp Verona in una gara assolutamente da non sbagliare per i rossoverdi, anche dopo l'eliminazione di mercoledì in Coppa contro la Viterbese. Sotto la gestione calore finora è arrivato solo un punto sabato scorso nella trasferta in casa del Renate. Si lavora, però ecco, quando le cose non vanno come vorremmo che vadano, a ogni minimo situazione è chiaro che perdi un po' questa fiducia, però devo dire che sto intravedendo qualcosa che sta maturando, sta crescendo, nell'atteggiamento, nel volere risorgere. Vedo questi ragazzi che nei modi mi stanno piacendo, devono continuare a migliorare, ritrovare più forza, più convinzione in quello che si fa, ma soprattutto la disponibilità anche a ruotare come gruppo, perché anche in queste partite ravvicinate è sempre una valutazione, no? Qualcuno che rientra, per esempio l'altra volta, l'ultima partita in Coppa, abbiamo giocato adattato Pobega centrale, però vedo che c'è molta disponibilità, questo secondo me è un buon segnale. Ora bisogna cercare di minare i piccoli errori che a volte ci fanno fare, poi non ci fanno raggiungere il risultato. Però vedo che siamo lì, vedo che la voglia di ritornare c'è. Oggi hanno fatto un buon allenamento, domani dobbiamo scacciare la paura e giocare come sappiamo fare da questa categoria, perché quello che ancora ci manca forse è un po' questo, no? Cerchiamo di fare, però ci manca quell'altra parte, che è essere aggressivi, andare a prendere altri, far capire che la Ternana deve fare la Ternana, che in questo periodo l'ho visto poco fare, nella mia gestione parlo. Queste considerazioni sono anche...
E sarà un weekend tutto da seguire, un weekend di sport su TEF Channel, collegamenti live domenica all'interno di speciali dilettanti a partire dalle 18.50 da Bologna per la Final Four che vedrà impegnata la SIR alle 20.30, poi sul canale 112 invece approfondimenti proprio relativi alla Ternana e anche agli impegni del Gubbio. Domani però il weekend comincia alle ore 15 con Tutta B con Luca Rutilli e i suoi ospiti, collegamenti dallo Stadio Curi per l'impegno del Perù contro il Palermo con le interviste in esclusiva su TEF Channel al termine della gara. Stasera invece alle 20.40 Grifo Stadium, tutte le ultime su Perugia-Palermo, poi alle 22 si parla di politica con Marco Brunacci e il suo time out, ospite speciale il direttore dell'azienda ospedaliera Emilio Duca. Buon proseguimento di serata con i nostri programmi.